Bestiacce, bentrovati in questa nuova ed incredibile live together in modalità horror, con un nuovo horror che si chiama The Kidnap, incredibile, lo ripeto perché c'è stata adesso la notifica, The Kidnap, incredibile, lo ripeto perché adesso ne arriverà un'altra. The Kidnap, che vuol dire The Kid... Il ragazzo, Nap, sonnellino. Lo sapete tutti, io ormai ho imbrigliato la lingua anglofona e l'ho fatta mia. Che succede? Bene, perfetto, il cane è diventato un uccellino. Allora ragazzi, stasera 21:30 giochiamo, stasera 21:31 in realtà, giochiamo appunto a codesto gioco che è stato fatto dai Chilla's Heart, che sono dei giapponesi, non so quanti, 1, 2, 10, che sono dei giapponesi che di chill hanno ben poco, perché questi pazzi maniaci fanno videogiochi terrificanti. Dalla natura appunto horrorifica, nel mentre che i cani, se adesso non la smettono, veramente li lancio contro il muro per ricreare, per rimandarli alla loro forma di creta e di sabbia e di deserto. Porca troia. Allora, che c'hanno? Stanno, ecco che c'hanno. Buongiorno a voi in ritardo, ma buongiorno comunque. Allora, ragazzuoli, però io vi invito a fare una cosa. Non so se sapete, noi siamo sui social, siamo dappertutto, anche lì dove meno te l'aspetti. Su quel menu del ristorante cinese sotto casa ci siamo noi. Se guardi in basso c'è il link in descrizione, incredibile. Però siamo anche su Threads, che è il nuovo social appena uscito. Quello che vuole fare il culo a Elon Musk. Quello che sarebbe il Twitter europeo. Quello dove è possibile fare gli audio. E appunto questo è il fatto. Io voglio da voi che voglio che voi rispondiate sempre se avete Threads, se non ce l'avete fatevelo, eccolo qua, rispondete per favore a questa domanda che poi ascoltiamo i vostri audio o non, anche le risposte scritte vanno bene, però sarebbe meglio se ci metteste la faccia. Allora rispondi a queste domande, ascolto la risposta in live stasera. Le domande sono: 1. L'aereo su cui ti trovi, ho sbagliato a scrivere, perfetto, vabbè, chi se ne frega, l'aereo su cui ti trovi sta per precipitare. Dunque, qual è il tuo colore preferito? Domanda numero 2. Durante un bar mitzvah, qualcuno fa un saluto strano. Dunque, qual è il tuo videogioco preferito? Alle 3 del mattino, un motorino entra dalla finestra del tuo appartamento al quarto piano. Dunque, qual è il film più brutto che tu abbia mai visto? Perciò parlate, per favore, rispondete a queste domande e già molti di voi, tra cui il Daxin, ha già risposto, il primo, guardate qua, incredibile, ha già risposto. Io poi ascolterò o leggerò le vostre appunto risposte, una dopo l'altra, per circa 10 minuti. Non so quante risposte ci saranno in 10 minuti, però lo facciamo. Va bene? Perché almeno facciamo quello, almeno usiamo sto cazzo di social in qualche modo che non sia veramente quello del soft porno, perché una certa mi sto anche un po' rompendo di coglioni. No, sono stata io la prima. Non è vero, Ambretta, non ci sono alcune prove, infatti qua non ci sei, non ti vedo, quindi di conseguenza ci servono prove concrete. Possibile che io abbia eliminato o cancellato la tua risposta? Non lo so, possibile, però fatto sta che Daxin è quello che mi compare per primo, di conseguenza Daxin è quello che ha risposto per primo. Mi dispiace, funziona così. Ho scaricato Threads apposta, è così che si fa, Lady. Grazie mille. Allora, detto ciò, ragazzuoli, ci sono notizie importantissime, perché si sa che noi bazzichiamo in quello che è tutto il media videoludico e lo amiamo, lo facciamo nostro e lo imbrigliamo come la lingua inglese. Perché appunto è la nostra passione, il nostro passatempo, in realtà è la nostra essenza. Quindi la cosa più bella che vedrete oggi, insieme in questa edizione del TGdino, è questo. Astarion è armato. A quanto pare i modder si stanno divertendo e continuano a rilasciare ste cazzo di mod dove Astarion è armato. Per quale cazzo di motivo lo vogliono vedere con un cannone in mano. Allucinante. Vabbè ragazzi, con questo scaccia orsi devo dire che potrebbe essere un altro gioco. Quasi quasi lo ricomincio con le mod, perché no? Mi piacerebbe avere un mitra nei panni di Astarion. Proprio voglio un mitra nei panni di Astarion. Immaginatevi un mitra bianco con i denti da vampiro. Hello darling, che fa Astarion, in sostanza. Però un'altra notizia eccezionale, un'altra notizia che veramente potrebbe sbaragliarvi. Questa, ragazzi, credo che sia la risposta ad ogni nostra domanda. Cos'è che c'è di più utile al mondo? Rispondete in chat al volo. O rispondete su Threads. No, rispondete qua, per favore. Cosa c'è? No, non la donna. Per favore. Cosa c'è di più utile al mondo?
Avete proprio ragione, un tostapane. Dunque, la Xbox Series S esce nella sua nuova versione da tostapane. Guardate che meraviglia. Dopo il frigorifero, così per scherzare e cazzeggiare, Microsoft fa uscire la sua Xbox Series S Toaster. Ok. Ma non è tutto, non è tutto. Andiamo anche a scoprire che James Gunn si è innamorato di lei, di Margot Robbie, e la vuole in un film. Anche se non fa Harley Quinn, la vuole in un film, nell'universo DC. Così, a caso. Perché? Non lo dico. Non lo dico perché sembrerebbe brutto. Ma qualcosa è accaduto. È palese che qualcosa sia accaduto. Ci sta. Posso anche concepirlo. Intanto scopriamo anche, quest'altra notizia forse un po' ci farà, è emblematica, un po' ci fa venire un punto di domanda alla schiena, perché ricurvi, iniziamo a contorcerci su noi stessi, perché non ha senso. The Rock vuole fare film drammatici. Io invece lo voglio come senatore, ho deciso. Non capisco cosa stia succedendo. Oggi le notizie sono eccezionali, sono eccezionali. Ci sarebbe il trailer della nuova stagione di Arcane, ma io non ho visto neanche la prima, quindi me ne sbatto le palle della seconda. Netflix a quanto pare ha annunciato che l'MCU di Daredevil, quindi la serie su Daredevil, è diventata canonica, anche se a quanto pare la Disney aveva detto tipo ieri che non lo era, quindi decidetevi a chi devo credere. Non credo certo alla Disney, perché la Disney ormai sta trasformando tutto ciò che tocca in magma. Io non lo so, ragazzi, non ne ho la minima idea. Però, appunto, io direi di parlare anche di videogiochi. Che dite? Bene, eccoci qua. Allora, la prossima Switch potrebbe costare 400 euro e dovrebbe uscire nel 2024. Ma non c'è problema, è modulare. Quindi compri un pezzettino alla volta con le uscite in edicola. Parti con 1 euro per il primo tasto, arrivi fino a 400 euro con l'ultimo uscita. Attenzione però, perché potrebbe confondervi, cioè 1 euro costa la prima uscita con le istruzioni, 2 euro costa la seconda uscita con l'altro tasto e le istruzioni, fino a che un'uscita sola costa 400 euro per l'ultimo pezzo. I pezzi in totale sono 400, quindi il totale della console viene, voi che siete freschi di scuola, viene esatto 400 euro una ladrata, dipende da che cosa può fare questa console. Troppi. Ragazzi, non è detto che sia una ladrata, dipende da che cosa è in grado a fare questa. Intanto, se è una console portatile, se è una console fissa, bisogna vedere se è una console ibrida come la Switch. Però se è una Switch 2 immagino che sarà ibrida, ma se è una console che permette i 4K a 60 fps, così come vociferano, e permette anche la realtà virtuale, tipo, che ne so, la realtà virtuale è qua, ragazzi, è quando appunto si mescola il virtuale, il videogioco, con la realtà. E quando all'epoca, questa cosa la Nintendo l'aveva già fatta, a dire il vero, e quando all'epoca si facevano i match di box con la Wii, non so se vi ricordate, ma il vostro caro amico di scuola, anziché picchiarvi coi guantoni per finta sui videogiochi, decidi di darti un cartone sulle palle. Quella è la realtà virtuale, quando fa male sul serio. Però vedremo adesso se ci sarà, come la Nintendo vuole. Tanto i soldi se li becca lo stesso, ragazzi. Se esce una Switch 2, voi gliela comprate. Fine. Perché? Zelda. E ci sta. Ormai funziona così. Che cazzo vi devo dire? È vero. E quindi, insomma, basta che non esce un altro Zelda uguale, se no, veramente. Ho la Switch 9.2, non facciamo la solita battuta del cugino dall'America, anche perché teoricamente questo cugino dovrebbe venire dal Giappone, considerando che la console è stata fatta in Corea con dei pezzi thailandesi. Credo, non lo so, fonti certe comunque. Zelda Goofy Game, beh però. Starfield su Switch 2, eccoci. Lo sto aspettando. Comunque, un buon Fendi a tutti quanti voi. Vi ricordo che appunto stasera, ragazzi, toccheremo quello che è il fantascientifico, il paranormale più che altro. Interpreteremo i panni di Non ne ho idea, un bambino che viene rapito, che si chiama così, i genitori sono bastardi, l'hanno chiamato Non ne ho idea, viene rapito in questo che sembra essere un centro, definiamolo tale, di una sorta di scuola, e noi dobbiamo cercare di scappare. Questo è quello che si intuisce dal trailer, ok? Dal trailer del gioco, ossia The Kidnap. Però poi non ho la minima idea di che cosa effettivamente accadrà. Magari noi siamo i rapitori.
Twitch ovviamente contestualizza, si tratta in atto ludico. Io non rapisco bambini, lo prometto, lo giuro. Ditelo insieme a me, io non rapisco bambini, lo giuro. Credo nelle fate, ma non rapisco i bambini, lo giuro. Dino, mi aspetto un tuo, non ho letto. Funziona così. Se state fermi con i commenti, non commentate, 5 secondi. Dino, mi aspetto un tuo saluto perché sei una persona educata. Allora io direi di partire, saluto tutti quanti voi in ordine sparso. Partiamo con Cord, grazie mille bestia, c'è rotto la palla. Abbiamo Luna Calante e poi chi altro? Eros the Squid, the Queen Neely, non ce la faccio. La bionda scettica, poi abbiamo il porro di Farfad, che cazzo è? Ma cos'è il porro? God Hand, la mano di Dio. La Lamu, Chiara, poi chi altro? Zone Out, Eva. Pacco sempre perché lavoro, ce l'ho fatta, mi sta venendo un ictus, Alessio e Genz, e questi erano, diciamo, i sub, grazie, mi sta, c'era Tuvalhalla, anche Leonardo, e Ragnarob, e Gabri Cap, e Malo, Honor, e Karma. Boni, ragazzi, vabbè, comunque, grazie mille, bestiacce, grazie mille. Ma chi sono gli altri lì in chat? E chi sarà l'ultimo degli ultimi? Allora abbiamo Giovanna, CopTV Lover, Luco, Sailesia, Polifema, quello lì incredibile, Axe, poi abbiamo Nardo Nerdo, Okami, Polla, Opoia, Karma, Dani, Ponte, Teiku, ce l'ho fatta, Lavishance, che non c'è, sarà qualcosa per lavare i panni, Il Pirata di Fiducia, Scana, ma che ne so, Christian Grover, poi chi altro, fermi, Bonnie, Horizon, Ambretto ovviamente, che è appena stata bannata da Threads, nel mentre che parliamo, Young Saponaro, Corvus, Queen Gaisley, poi abbiamo anche Walter White, sì, finalmente, poi abbiamo il Leaxo, e ultimo, ma non ultimo, chi è l'ultimo degli ultimi? Chi è che è stato mandato a letto senza cena? E senza un letto? Incredibile. Ragazzi, ci sta però, ci sta. Allora, chi non ha un letto è... Daxi, no, non è vero. Non l'ho mai visto dormire, quindi effettivamente non lo posso confermare, però... Boh. L'ultimo degli ultimi è... Attenzione, fermi, buoni... Trovato. Mark! 86. Bestia, c'è un piacere, un onore, benvenuti nella casa del Signore che gentilmente occupo da circa 5 anni. E lui ancora non lo sa, quindi sarà difficile. Sarà difficile spiegarglielo a una certa. Però, d'altronde, prima o poi tornerà dalla villeggiatura, no? Io non rispondo dei miei peccati, padre. Questa è la roba. Ci avevo sperato... A che cosa, pioggia? Ad essere ultima? Eh no. Lei è il Signore? No. Io occupo la casa del Signore. Quello è il concetto. Sono un occupante. Gli strimmo in casa. Lui non lo sa. King, grazie mille, bestiaccio, la tua Valhalla. Allora, ragazzi, dai, basta cazzeggiare. Ho chiuso... No, porco due, ho chiuso tutto. Fermi. Allora. Threads. Teniamolo aperto per dopo. Ricordo a voi, bestiacce, che a parte che i sub hanno Telegram, a breve faremo robe con Telegram, giochi, mica cazzi, mica mazzi, giocate insieme, eccetera, eccetera, ma ricordo anche a voi, appunto, che su Threads abbiamo fatto questa domanda, alla quale chiediamo queste risposte, e che successivamente sentiremo i vostri audio di risposta. Quindi mi raccomando, l'aereo su cui ti trovi sta per precipitare, dunque qual è il tuo colore preferito? Domanda numero uno. Le rileggo, ragazzi, non si sa mai. Durante un bar mitzvah qualcuno fa un saluto strano, dunque qual è il tuo videogioco preferito? Terza domanda. Alle 3 del mattino un motorino entra dalla finestra del tuo appartamento al quarto piano, dunque qual è il tuo film, anzi no, qual è il film più brutto che tu abbia mai visto? Ok, adesso che sapete le domande, per favore andate su Threads e rispondete se volete dopo risentire la vostra voce, perché so che lo fate. Voi inviate i WhatsApp, inviate gli audio e riascoltate i vostri audio e lo fate in continuazione. E quando qualcuno vi invia un audio, non ascoltate il suo audio, riascolti il tuo. È incredibile, incredibile. E io vi voglio così, egocentrici, cazzo. Vi voglio egocentrici. Voi siete importanti, voi siete i migliori degli altri. Oh, finalmente.
finalmente. Soprattutto perché l'audio degli altri, in questo caso Andrea, non voglio fare nomi, dura solitamente un minuto alla domanda ascolta ma stasera un minuto d'audio. Oppure la domanda pizza o no, un minuto d'audio, sempre così, non capisco per quale cazzo di motivo non sappia più non abbia più le dita, non sia in grado di rispondere senza fare audio dai 30 secondi all'un minuto. Quindi io ho smesso di ascoltare lui, l'Andrea lo sa, io ho smesso di ascoltarlo, non lo ascolto più, ascolto la prima parte, tanto dopo si ripete il concetto, in sostanza funziona così, ascoltate i primi 5 secondi, se in 5 secondi non è stato detto niente nell'audio, se i 5 secondi iniziali sono non ascoltatelo, non serve a nulla, non serve a niente, si fa prima a chiamare, non è vero, perché io non rispondo. Allora partiamo con The Kidnap, via, giochiamo. Ragazzi, non vedevo l'ora di provarlo, questi qua di Chillas Art sanno come manipolarmi, sanno come terrorizzarmi, quindi prepariamoci, perché l'ultimo giochino di Chillas Art, che voi ricorderete essere bravi, fa paura. Use headphone for the best experience. No. Ma si vede il pallino del caricamento? Ma che è? Perché si vede la palla del... Ma si vede la palla di Windows, ma leva. This game contains some violent scenes and grotesque expression. Allora, questo gioco contiene violette espressioni e grottesche espressioni. Nuovo gioco, credit... ma con che definizione, scusami? Lingua italiano, contenuto del supporter, nuovo gioco. Ma non c'è il menu... Loading. E vabbè, andiamo via. E partiamo così. Anao! È il mio nome? Devo rispondere? Dove cazzo siamo? Anao! Ok. Ma che succede? No, fermi, aspettate un attimo, devo spegnere quella merda di Telegram, che porco due, non lo sopporto più. Chiudi Telegram. Oh, riprendere. A posto. Allora, vediamo se posso difendermi in qualche modo. Posso fare due tiri a canestro? No. Non ho ombre, non sono uno spettro. Buono. Anao. E Anao, dove devo... Che vuoi da me? Che devo fare? Anao. How. Mi nascondo? Ma che devo fare? C'è roba per terra? Ah, c'è un martello. Che succede? Sarao, mi chiamava Anao o Sarao? Che succede? Perché vibro? Che succede? Ci sono martelli e chiodi. Che succede? Cristo, il ritorno. Ah, devo premere il tasto che... Mi stai ascoltando? Giustamente il gioco è in giapponese, come potete vedere. Ah, rispondimi... Tu pensi, in italiano rispondimi è una sola parola. In giapponese sono 5 frasi. Pronto? No. Signora. Anao! Sarao, raccogli per terra il cazzo di martello e ficcaglielo nel malleolo. Dai, veloce! Ma perché? Perché? Perché ci facciamo sottomettere in questo modo? Dite qualcosa, beh, però ci dà del voi. Ma una traduzione, un qualcosa. Non sono madrelingua, la porta si è chiusa da sola. Che è? Onto. Ma la... Ma non sto capendo un H di quello che dici, signora! Basta urlarmi in faccia! Ma cosa vuole da me? Vuole un rimborso? Non lo so! Nanto caglio! Caglio da te? Né chi? Né di chi? Cosa vuol dire? Ma vaffanculo. Ma con che mani rotte? Allora, quindi? Un viso illuminante. Loading. Capitolo 1. 3 luglio. Mese di merda. Renia, ragazzo, grazie al cielo, importante sapere il gender. Buono, nel 2024 poi. Buono, quindi... Oh no, l'ho fatto di nuovo. Cazzarola, ragazzi. Vedete? Questo è quando mangi troppo nero di seppia. Vedi che roba? Spaghetti nero di seppia, va che roba. Devo andare a dirgli della pipì a letto, puoi anche non dirglielo.
Fai come faccio io, ribalta il letto. Lascia perdere. Molto... I fiori... Guarda l'orchidea qua. Abbiamo altro a disposizione? Una pinzatrice può diventare un'arma letale. Oh, bello qua. Siamo al secondo piano? Ha rialzato, va che bello. Addirittura l'aria condizionata. E il classico tavolino poggiapiedi di vetro che quando ci metti i talloni scoppia. Con tanto di cuscino per allietare le nostre. Sara! Stavo chiamando la nonna sperando che risponda. Ehi là? Perché sono alto quanto le maniglie? Sakiko, ehi mamma, ma non eravamo un ragazzo, perché parliamo come... Alla nascita ci hanno castrato, probabilmente. Si tratta della giornata di osservazione della classe. Di osservazione della classe. Stai zitto? Non parlare con me. Va bene, madre. Che fastidio. Vorrei che voi non foste qui. Ma perché mi danno del voi? In Giappone si sa, sono siciliani, in percentuale. Se solo voi avessi... non mi avessi messo... ma addirittura... Abbiamo una sorella? Ah! Oddio, è nata storta! Mamma... Ma come si fa? Che fai? I bagagli? No, no, senti, sono io quello bello della famiglia, ci penso io. Riporterò in auge il nostro buon nome. Aspetta, aspetta. Ho bagnato il letto. Ah, così. Sei così fastidioso. Tanto guarda, intanto pulisci. Pulisci, donna. Non parlarmi? Lo vado a dire a papà, eh. Ma non abbiamo un padre per ora che ci penso, mi sa, in questa casa. E quindi? Pronto? Mamma. Ti ho detto di stare zitta. Le vedi cosa fare? Ah, no, vedo che sei molto impegnata, assolutamente. Vabbè, andiamo dalla sorella a sto punto. Bocciolo di rosa, ciao! Oh mio Dio! È malata. Allora, va tutto bene. Sorella, ho bagnato il letto. Beh, così almeno ha una scusa per prenderci in giro. Ah, di nuovo? Ok. Siamo rimissivi. Porta le tue lenzuola bagnate. Va bene. Io ti odio. Mi sembra molto apatica la ragazza. Ma possiamo scendere? Ma perché va tutto a scatti? Posso mettere impostazioni. Grazie al cielo, grafica. Schermo intero, ok, very low. Metti sti cazzo di V-Sync, per favore. Bene. C'è il filtro VHS. Ma c'è o non c'è? Questo non so cosa vuol dire. Questo è selezionato o deselezionato? Facciamo così. Applicare. Ok, indietro. Riprendi. Ah, così credo sia stato tolto il V-Sync. Non sto capendo un cazzo. Applicare. Ok. Qualità delle texture very low. Ma metti ultra, bastardo. Come ti permetti? Ah, adesso sì. Adesso sì. Si vede peggio di prima. Allora, le lenzuola... Ah no, le lenzuola devo prendere. Dove cazzo sto andando? Bene, molto bene. Ventilatore. Qua? Niente. Vabbè ragazzi, volevo dare un'occhiata in giro per casa, ma immagino che successivamente, quando dovremo scappare da lei, in preda al suo vino e aspirina del sabato sera, credo che... dovrò nascondermi da qualche parte, avrò tempo poi di esaminare tutto quanto la casa. Vero? Questa porta è chiusa. E abbiamo il termostato o il videocitofono. Il videocitofono che dista circa 7 piedi dalla porta d'ingresso. Questa casa giapponese è estremamente grande. Abbiamo un retaggio di vita molto, molto elevato. La nostra madre fa la prostituta. Ah, eccoci qua. Buono. Cosa devo farci io con queste adesso? Le do alla sorella o le porto alla mamma? Mamma, guarda che ho fatto. Quindi noi siamo una femmina. Ti ho detto di stare zitta, vedi, lo si deduce da come nostra madre ci parla con questa voce squillante che guarda veramente davvero. Eccoci qua, le ho portate. Allora scendiamo insieme al piano di sotto. Ti insegnerò a fare bucato. Prego.
Vabbè, conduco io, va. Remissive, vedete come si sottomesse, direi. Dove cazzo è il piano? Qua? Sa anche volare, questo nuovo modello giapponese, ragazzi. Verrà integrato nelle case di ogni italiano a breve. Quindi? Toyota, per favore, dove devo mettere ste... Dove la metto? Ah, ok. Buono. Ok, come funziona? Non ci provare mai più. Ok, allora, tasto power, giusto? Start, giusto? Power. Che cosa vogliono dire quei tasti? Mettere le lenzuola in lavatrice. Ma perché lo dice così? Va bene. Auto basic. Come, come fare la lavatrice? Mettere le inserirlo e accendere l'apparecchio. Va bene. La si accende con il tasto on. Ok. Quindi premere il pulsante start. Il bucato si avvia. Facile, vero? Chiedimi di nuovo se vi dimenticate. Allora, inserire bucato nella lavatrice. E fin qua, siamo messi noi nella lavatrice? Ok. Premere il tasto start. Accendere? Giusto? Ho fatto giusto. Start. E ora enjoy, no? Sai come si fa? A piangere? Sarei tu responsabile del bucato, ok? No. E la mamma? Non lo sapremo mai. Loading. 1 settembre. 10 giorni prima. Renya? Renya. La madre se n'è andata? La sorella mi sta chiamando. Buono. È in cucina? La risposta è ovvia. Neia. Sarà! Non... In cucina è giù, la cucina. Sì. Oddio. Cucina. Porco due. Cucina? No. Alla faccia però. Ma c'è la pattumiera da buttare. Ah, chi è? Ok, abbiamo tanto la porta è chiusa, ok? La porta è chiusa, è serrata. C'era un passante, sorella, imparentata con Voldemort tra le altre cose. Che vuoi? Non abbiamo campi in campi a casa? Come non abbiamo campi a casa? Che significa? Che vuol dire non abbiamo campi a casa? Ma che cazzo significa non abbiamo campi a casa? Che ci serve una risaia? Cosa vuol dire? Vabbè che consumiamo effettivamente una quantità di riso eccezionale. Però abbiamo... I pesci sono morti! Sorella! Ma che cazzo? Sorella! Cosa c'è, sorella? Il cibo è quasi pronto. Ti prego, dimmi che non sono i pesci dell'acquario. Stendere il bucato ad asciugare già che ci siete. Va bene, vado a stendere... Togliere la biancheria dalla lavatrice e appenderla ad asciugare. Ok. Posso aprire qua? No. Vabbè, allora, lei è in charge of cucina. Allora, devo prendere le robe dal bucato. Queste le posso chiudere? No. Abbiamo un gatto? Oh mio Dio. Beh, abbiamo un'altra cosa da mangiare in casa. Buono, pesce e gatto. Fin qua ci siamo. Allora, dobbiamo prendere un'altra... allora, bucato dalla cucina. Dalla... E questo è il suono di quando ritiri il bucato. Poi lo devo stendere qua. Eccoci. Cene pronte. Perché lei ne fa più di una, per sicurezza. Casomai non te ne piace una, è talmente gentile da fartene altre tre. Vieni presto da noi, sto arrivando. Ovviamente, come vedete, lei soffre di bipolarismo, poverina, e ha molteplici personalità all'interno del suo cervello. Eccoci, qui infatti è apparecchiato per quattro. Buono. Passato un po' di tempo, quindi ho provato a fare il curry. Tra tutti i paesi del mondo, l'India. Perché? Ah, questo è curry? Sono così felice di mangiare il curry. Si pronuncia proprio curry. Non mi è dispiaciuto mangiare di nuovo i cup noodle. Ti direi che... Cosa gli diciamo? Siamo felici di mangiare il riso con un altro sapore? O ci piaceva di più il riso col brodo?
Vabbè, cup noodle, no, vabbè, i noodle sono pasta, è pasta di riso, però vabbè. Non ci si lamenta del cibo. Ma se fa cagare, è giusto che tu lo sappia. La prima, facciamo la seconda, va. Di cosa stai parlando? Non otterrai abbastanza nutrimento solo mangiando spaghetti? Allora, ma è fatto della stessa materia, è sempre riso, va bene? Dobbiamo litigare di nuovo? Quindi? Possiamo accendere la TV? Non versare nulla su quei test? Quali? Siamo incinti? Ah, questi! Test. Sono tutti 100 punti. Complimenti. Sei fantastica, sorella. Ok. Di poche parole. Lo farò vedere alla mamma. Guarda, per come stanno andando le cose, non mi stupirei che che i parti della mamma siano all'interno di questi sacchi. Quindi non lo so. Scusatemi, devo mettermi. Ok. Mamma tornerà a casa? Naturalmente tornerà a casa. Sono sicuro che sarà felice quando vedrà che hai preso 100 al test. Ma l'ho preso io o l'hai preso tu? Chi l'ha preso 100 al test? Io non mi ricordo neanche di averli fatti questi test. Sto bene se andiamo solo noi due. Spero che sia felice. Non sto capendo. Sto bene, sì, siamo solo noi due. Sì. Di cosa stai parlando? Ho bisogno di tua madre? Ma trovatene una tua, ma che cazzo vuoi? Ah già, siamo sorelle. Quindi? È difficile. Sorella, sei davvero... Vuoi bene alla mamma, vero? Sì. Non è normale. Siamo tutti bambini, tutti vogliamo la propria madre. Quando uno tsunami, un maremoto? Anche se sono qui. Loading. Non finisce il piatto, no? Lei ci gira attorno alle cose. 5 settembre. Meno 6 giorni. Mi chiedo se i vestiti si siano asciugati. Niente, questo è quello che facciamo tutta la giornata. I panni. Riporre i vestiti asciutti nell'armadio. Ok. A caso, un giorno, cioè una notte. Perché un giorno per pulirli, un giorno per asciugarli, un giorno per riporli. E nell'oscurità ghermirli. Va bene, andiamo. Segnalino giallo che non c'è mai stato. Sorella? Cristo santo. Oh, noi qua non entriamo, vero? Ma il vetro è rotto? Ah no, è acqua. Questa è la camera della matre. E da quella camera nostra. Questa è la camera, immagino, del padre, che non può essere aperta perché. Vabbè. Ma la sorella dove cazzo è? Oh no. Oh no. Siamo soli? Questa è la versione di Mamma ho perso l'aereo giapponese. Perfetto. Sorella? Non ho paura. Cos'è che devo fare? Mettere i vestiti asciutti nell'armadio? Cristo santo. Oh Malone. L'armadio di chi? Perdonami. Mio? Ok, ok. Ok. Ma questi sono i cassetti. A posto. No. Oggi non sento sorella che chiama per nome. Aug. È pronta la cena, sorellina? Sorella? Io da qua so che sbucherà una faccia. O delle facce. Cristo santo? Vabbè, perlomeno abbiamo gli stessi gusti. Cioè, non è che abbiamo scelto una camera nostra, però. Sorella? Sorella? Dove sta? È diventato un tappeto? Cosa vuol dire? Vabbè, vado qua. Oggi sorella non ha preparato la cena. Dovrà essere fustigata. Dove è andata? Non c'è! Buono!
L'hanno rapita? La noia l'ha rapita? Sorella! Cos'è? Come si chiama questo affare, a parte tavolino? Perché ha delle coperte che sbucano da sotto? Vabbè, non capirò mai le loro usanze, i loro costumi. Sorella! Cartigenica qua. Ma il cesso c'è in sto posto? Ma voi avete visto il water? C'era il bagno da qualche parte? Uno di quei bagni... Cosa c'è qua? Non vedo nulla, non vedo nulla! Uno di quei bagni... I water giapponesi, quelli ultra tecnologici. E dov'è? Non vedo mia sorella. Manco io, se è per questo. Magari è in mezzo alla strada. No, 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 no. Ah, ok. E la stanza della nonna, della mamma? Neanche qui. Sta per finire malissimo, ragazzi. Sta per finire malissimo. È palesemente in questa stanza, comunque. Ok. Ah. Forse è uscita? Come si esce da qui? È una pessima idea uscire. Le sue scarpe non sono qui. Dove è andata a quest'ora? Se possiamo definire un'ora, perché non sto ben capendo se sia notte o giorno o mattino. Sta piovendo molto forte. Nel mentre stiamo guardando il pavimento, perché in un momento come questo devo trovarla, vabbè, ma... Siamo usciti, ok. Usare il tasto E per chiamare. Uila. Onecce! Onecce! Dove cazzo sei, sorella? Minchia! Cappottino, le ciabatte me le potevo portare dietro. Vabbè che non abbiamo neanche un corpo. Onecce! Onecce! Dove cazzo sono? Figa se è alto il volume. Che è sto suono? C'è un'intermittenza. Cosa sento? Un suono strano. Sorella! Sorella? Ah, posso correre! Liberi! Liberi da questo inferno! Finalmente! Onecia! Finalmente! Onecia! Siamo un disco rotto, ragazzi! Onecia! Boh! A posto? Onecia! Dunque. 8 settembre. Amen. 掃除の時間になりました。皆さん掃除をしましょう。Ma che succede? Che cazzo succede? E tu sei quello che mi ha bullizzato per anni? Ah! Però... Incredibile! Il caro e buon vecchio leader, eh? Che stai facendo? Ottimi suoni. È ora di pulire, quindi... Che cazzo? Che è sta roba? Wow! Perché ci sono delle strisce bianche per terra? Di queste polveri sottili? Spero sia cocaina e non amianto, perché sennò siamo morti. L'audio è altissimo! Bene, tutto fatto. Olè! Sembra una puntata di Tom e Jerry. Le tue mani! Quindi? Ma chi sta... Cos'è? Da dove arrivano sti suoni? Ma cos'è? Che gioco fatto male? Però è inquietante, a modo suo. Sta guardando me. Insegnante, ok. Per favore fate silenzio, ok. Inizieremo i saluti di fine giornata. Vedi? Sono bestiacci anche loro.
Avete capito? Sì? Non seguite gli sconosciuti a casa. Fate attenzione alle persone sospette. Tutto il contrario, Yoda. Oh, un ribelle. Lo punisca! Lo educhi! È così che questa società malata si sta malando ancora di più. Fate tutti in silenzio. Lo educhi, maestra! Iniziamo con i saluti di fine giornata. Ma è appena iniziata la giornata, maestra. Tutti in piedi. Oddio. Arrivederci a tutti. Sayonara! Ma che sta succedendo? Che sta succedendo? Ok. Loading. Io penso che il Giappone sia proprio così. Ah, non ti avvicinare! Hai detto che oggi saresti venuto a casa con me? Ma chi? Dove sono andati tutti e tre? Trova Keiji, trova Kaimina, trova Masahiro. Voi non lo vedete, ma qua ci sono degli obiettivi dove ci sono io. Sei tu, Keiji? Ma cosa... Minchia, ragazzi. Sono caduti dalla cuccia da piccoli, si vede. Asaka? No, ho sbagliato, scusi. L'ombrello che ha prestato... Ma perché sono più basso di voi? Mi sento insicuro. Non me l'hanno restituito. Oh, cavolo. Porco due. Ti tiro un pugno, eh. Ma come escono in file... Ma scusami, è uscito per rientrare e riuscire? Adesso va a sinistra. Non ci credo. Rientra da lì? Vabbè, ma eccezionale, ragazzi. Ma secondo me questa è una classe di persone speciali, inteso con poteri speciali. Io sento, c'era, sembra che l'hanno presa a padellate. Recentemente tua sorella non è venuta a scuola ultimamente, recentemente. È successo qualcosa? Nah. Non lo so, non si sente bene. Non lo so. Se ne vuoi parlare. Puoi parlare con me quando ne hai voglia, se ne vuoi parlare. Allora, sei tu Kenji Kohima Masahiro? Mutiki. Mituki, scusami, mamma e sorella mi preparano sempre la cena, è molto gustosa. Cosa c'è per cena oggi? Che cazzo ne so io? Ma cosa ne so io? Credo sia un hamburger. Hamburger lo spero proprio. Ok, buono, eh? Vedete, ragazzi, perché dovete usare le forbici con la punta arrotondata? Questo è il risultato. Mi raccomando, il bricolage è pericoloso. Tu, no a esige. Ho sentito dire che i clown prendono di mira le persone quando sono sole. Sì, beh. Hai mai visto un clown? Non hai mai visto un clown. Guarda, ce l'ho davanti un pagliaccio in questo momento. A volte sento la presenza di qualcuno. Abbi cura di te, Renia. Ci hanno chiamati come un organo vitale. Cos'è sta roba? Ma Yu-Gi-Oh! Yori Games, Luca Movies, non so. Incredibile, ragazzi! Chilla's Art, bellissime ste carte. Ma cosa sono ste cacate? Ok, guarda, capissi che i geroglifici che ci sono scritti potrei apprezzare di più. Buono. Mi ricordo quando andavano i mostri di moda negli anni 2000. Invece adesso le bambine truccate come personaggi. Ora? Cos'è no? Concime si chiama lei. Dov'è andato? Ah, questa è una delle tizie che dobbiamo cercare? Non lo so. Cosa c'è che non va? Qual è il tuo problema, Concime? Ti lascio. Non essere così cattivo. Ma siamo un maschio o una femmina? Non è da te. Puoi aiutarmi a trovare una gomma per cancellare? Va bene. Arigato. Yoshima potrebbe aiutare. Sapere qualcosa? Chiediglielo. Mo devo trovare gomma da... Trovare adatte lei... Si può spegnere, per Dio? Per favore, è una tortura! È una tortura sta musica. Narumi? Ma affanculo, ok? Ma perché avete gli elmetti per i lavori? Non sto capendo, la prossima volta non dire che non ha importanza entrarmi in casa. Smettila di origliare le conversazioni delle ragazze. Non sto capendo. Che cosa ho tra le gambe? Chi di voi ha... Ma senti, ma posso uscire da qui? Ok, ma sono troppi, non c'ho voglia. La musica poi continua. Cosa ha detto coi amici prima a proposito dei clown?
qualcosa a proposito della loro comparsa sulla strada di casa. Vuoi dire che una persona forse ho sentito che non ti ha fatto nulla, eh? Vabbè, che è sta roba? Gracias, obrigado. E poi non riesco a leggere il resto. Thank you, perché si sa che gli inglesi sono qui in Groenlandia. Buono. Osimasa, sei tu quello con le... Stai cercando la comodica? Sì. Ricordo che l'hai presa... Chi amici? Basta. Che siedi accanto a te durante la lezione. Chi amici non restituisce mai le cose. Che prende in prestito. Quindi forse l'ha lasciato sulla sua scrivania. Minchia, ste teste a palloncino. Eccomi. Però, con Cima, io non voglio dire, ma era lì, eh. Te la darò. Tieni. L'ho trovata. La sigoma, vedi? La tua goma, sì. La tua goma, trovata. Arigato. Prego. Ciao a te. Allora ti aspetto all'ingresso. Ok, ma chi siete? Perché lei non aspetta che le porte si aprano, ci passa attraverso. È fautrice del suo destino. Sta musica. Ragazzi, domanda, vi sta urtando i nervi? Cioè, sì, la risposta la so, però intendo dire, l'audio è troppo forte? Perché se al massimo l'abbasso, perché anche a me sta già rompendo le balle. Sì? È troppo alto il volume? Ok. Allora, aspetta. Disattiva il mirino, eh? Volume. 59. Applicare. Meglio? Non è troppo forte, ma è insopportabile, lo so. Tumigi o Tumigi, sai quella voce sui clown? Porco due, non lo so. Hai detto... Se vedi clown, ti seguirà fino a casa. Entrerà in casa senza permesso. Hai paura. Vabbè, quella è quella simpatica della classe. Hai una spada in mano? Che cazzo è? Ah, è l'ombrello. Tu chi sei? No. Masahiro. Vai a restituire l'ombrello ad Asaka? Perché non vai a farlo tu? Ma che cazzo vuoi da me? Non dire così. Non sono bravo con Asaka-chan. Ho paura di lei. Vai e fallo da solo. Cresci, fatti crescere le palle. Siamo amici. Ma chi ti conosce? Non siamo amici. Lo sai che sei solo Renia, ma che ti... Quando sarà finita torneremo a casa. Ma io non lo voglio il tuo ombrello di merda! Dimmi che sei tu la tizia a cui devo consegnarlo. Restituire l'ombrello ad Asakina. Asakina? Che succede? Puzza, scappate via. Cosa sta succedendo? Che hai fatto? Oh! Ma che succede? C'è una roba per terra qua, cos'è? Altre figurine? Sì. È un gioco horror, tranquilli. Ad occhio ho vinto, eh. Dovessi fare un match. Non posso manomettere la pompa idraulica. Che succede ai loro volti? Ok, devo andare di qua, devo andare da bambino, credo, immagino. Posso salire? Salisco. Io salisco. Non posso salire. Cos'è che c'era scritto? Non c'è bisogno di andarci. Va bene. Ok. Al diavolo la libertà personale. Va bene. Stanno per diventare dei villain. Eh sì. Allora, Kiyomiti ci dice Keiji è un po' strano, vero? Beh, il nome un po'... Sì, lo è. Non lo è. Non so chi sia. È vero. A Keiji era il bambino puzza puzza? Keiji! Dov'è Keiji? Ma io con te non ti ho parlato. Chi è? Mituki, sì. No. Oh Cristo, non lo so! Quello dell'hamburger! Figurine. Dai, veloce. Cosa cazzo? Helsing Game. Ok. Ma io mi ritrovo con un ombrello in mano, non piove, capisci che non piove?
ma perché abbiamo tutti gli elmetti gialli in testa? Cos'è che costruiamo in questa scuola? Sogni. Ma dov'è? Ma è qua? Dice che sono strano. Pensi che io sia strano? Ma ad occhio. No, non sei strano. Il doppio gioco, ragazzi. Un'arte rara. Grazie per avermelo detto. Andiamo a casa quando Kohima e Masahiro sono pronti per andare a casa. Siete voi? Siete pronti per andare a casa? Capisci chi cazzo è Asakina? Figa, non so chi sia. Asakina, tu chi sei? Tumiki, no, fanculo. Che non lo so. Bugiardo? Diventa un giorno nulla. Ma chi stai dicendo? Ma che va a fanculo? No, ma è una maschio o una femmina intanto? Asakina, chi cazzo è? È in classe? Ok. Bene, è lei Asakina. Sei tu Asakina? Asakina, ho tenuto il tuo ombrello. Ci sta nel mio zaino. Da Masahiro. Dovresti restituire voi stessi le cose che prendete in prestito dagli altri. Amen. Non chiedere agli altri di restituirle. Cosa stai cercando di fare? Non mi hanno nemmeno ringraziato. Si lamentano. Sì. Vabbè. Educazione, ragazzi. L'ora di educazione. Non educazione fisica, proprio educazione. L'abbiamo saltata, a quanto pare. Andiamo, boys. Cioè, ma sono scalzo in tutto questo? Siete scalzi? Che schifo. Ecco cos'era quella puzza. Okay. Bene, vedo che siamo tutti qui. Boh. Andiamo a casa? Sì. Cena da me? Non hanno le scarpe, a quanto pare, ragazzi. Allora, chi è che ha le chiavi? Guido io? Asaka-changa. Ma si chiama Asakina. Masahiro-kun, hai fatto qualcosa? Non ho fatto nulla. Okutanu mi sembra esagerato come... Non è super... Ma che cazzo fa? Ma cosa sono, piccioni? Ma cosa sta succedendo, ragazzi? Aiuto! Ah, seguono me! Ok. E dove dobbiamo andare? Ma che faccio? Pip stop? Ma casa dov'è? Il vento dove tira? Dove devo andare? Bello qua. Non possiamo passare. Guardali, li ho rotti. Vabbè, ragazzi, è fatta. Allora, devo ammettere che è uno dei migliori giochi del 2024. Il fatto che il 2024 sia appena iniziato non significa nulla, ragazzi. Io non so se sto andando alla parte giusta, comunque. Qua finisce il mondo, la terra è piatta. Ma non posso correre. Questo è marciapiede? Ma è la strada giusta? Penso di sì. Allora, se vedete un clown, dobbiamo scappare. Questo è il concetto, no? Ma cosa abbiamo imparato oggi a scuola, ragazzi? Vabbè. L'audio è osceno. La musica è insistente. Perché indossi le pantofole da interno? Non stai indossando le scarpe. È una seccatura cambiare le scarpe. Ma che cazzo? Cioè, questo va in giro in ciabatte. Keiji è un tipo strano. No, guarda, forse è l'unico sano di me. Non lo odio nemmeno io. Cosa vuol dire non lo odio nemmeno io? Vabbè, traduzione. Disonore, esatto, sì. A te, alla tua mucca. Ok, siamo in quattro a quanto pare. No, aspetta, ma io chi sono? Il pervertito dietro un palo? Che sta succedendo? Qualcuno ci sta... Che cazzo è quella? Una vecchietta! Una vecchietta! Ragazzi, dai, divertiamoci! Buttiamola giù dal fosso! Non va giù. Che è successo? Coco de a chi? Giochiamo a nascondino qui. Ma dove? Che succede? Va bene, fatelo, giustamente. Giochiamo tutti. Vabbè, io non posso scegliere nulla nella mia vita. Non si esce dal parco, ok? Vabbè.
Decidiamo che è il cercatore con un gioco di morra cinese. In Giappone. Morra? Funziona così? Sasso, forbici, carta. Carta. Ma porco due, che sfiga c'ho! Mi hanno fatto a pezzi! Sono l'unico che ha perso? Eh sì. Non posso farci niente, sarò il cercatore. Buono. Va bene, conterò. 20. 19. E voi dovete andarvene però. Vabbè, non hanno ancora ben... 1. Ok. 0. Sei pronto? Ma da da io. Non ancora. Siete pronti? No, io. Che cazzo succede? Trova Kenji, trova... Pronti o no, sto arrivando. Che è sta musica? Ragazzi! Ragazzi! Che cazzo fai? C'è un maniaco! Scendi! Scendi! Guarda, prendi lei, si aggrappa benissimo alle cose! Mi è arrivato pure un messaggio, è il maniaco. Ho fatto fatica a salire sull'albero. Bene, scendi. Cazzi tuoi. Oh, ma lo vedi? Parla con sto idiota. Guardala lì l'altra cretina là dietro. La vedo da qui. Ma scusami, ma gli elmetti dei bambini... Sta puntando proprio a me. Ah, è lui. Ti ho trovato, Kenji. Io sono l'erba. Sono Kenji. Nel mentre... vabbè, parlo sui ginocchi. Mi dispiace, la prossima volta mimetizzerò ancora meglio. Sentite, lo affrontiamo. Adesso che siamo in di più, mi sento in grado di poterlo affrontare. Scusa, che cazzo vuoi tu? È altissimo. Ma che vuoi tu? Te ne vai, per favore? Ma te... Vabbè. Vabbè, ragazzi, io ci ho provato. Qua posso salire? No. Dite che m'ha visto? Dite che si è resa conto che l'abbiamo trovata? Eh? Figa, che gioco... Ti ho trovata con Cima. Oh, accidenti, mi hanno beccato. Si era nascosta in maniera perfetta, Devo dire che, ragazzi, è un nascondiglio eccezionale. Pensavo che questo fosse un buon posto. No, ma guarda, in realtà non sei tu, è il posto. Sono l'ultimo, evviva. L'ultima degli ultimi, vedi, è felice di essere l'ultimo. Sono l'ultima, yatta! Facciamo ancora una volta, basta, figa. Non abbiamo una famiglia, una casa, no? Oh! Che succede a questo tizio? Give me touch you. Lui deve giocare con noi a nascondino. Deve. Sì, giochiamo insieme. Cosa dovremmo fare, Renia? Senti, ho deciso che voglio aiutarlo a rapire i bambini. Non possiamo giocare insieme. Certo. Prego, non c'è di che. Allora, tizio, sei tu. Va bene. Ma cosa sei tu? Sei un adulto e puoi contare all'interno del container. Eh? Inizia a contare. Ho cotto. L'ha chiuso dentro? E questa è l'occasione giusta. Andiamocene da qui. Oh, è sveglio, ragazzo. Non voglio restare con un tizio inquietante come lui. Corriamo, affrettatevi. No, ma ascolta. Ma... Ok, però... Inizio a pensare che magari... No, potrebbe magari essere una persona affetta da qualche... Ecco.
Ma perché? Perché? Perché instaurare la vendetta nel cuore, Dio Bono? Bastava dire, vattene via, ti prendiamo a sassate. Penso che siamo a posto, guarda. Penso che abbiamo perso quel tizio. Penso. Era la cosa giusta da fare. Che cosa, allora? Vai a parlargli da solo? Non voglio. Allora torniamo a casa. Ma è ancora lì? Dov'è casa? Io non so dov'è casa. Non è che magari qua lo dice. Buono. Ah, attenzione ragazzi. Allora, bambino affogato, scarafaggio assassino, gatti clone, un problema e l'inizio di un'idea, di un concetto. Questi sono i titoli di queste carte. Cosa fare se c'è una persona sospetta? Ucciderla. Il tizio di prima può essere... Anche se non è lui. E se è lui? Cosa fa una persona sospetta? Rapisce. Ma giustamente. Cosa fanno dopo averti rapito? Andiamo a chiederglielo. Soldi? La mia famiglia è ricca, quindi dobbiamo stare attenti. Com'è la tua famiglia ricca? Lo vengo a sapere adesso. La mia famiglia non ha molti soldi. Ma guarda, non chiedono i soldi quando rapiranno te. Guarda. Ci sono le macchinette, questi qua, cosa fa qua? Puoi comprare un po' di tutto. Tipo... Ma che è? Santori Chief? Ok. Scusatemi, Cosa sto guardando? Ma cos'è succede? Vabbè, facciamo Per favore, rapiscimi, ti prego! Sono loro che mi hanno rapito! Sono loro che mi hanno rapito, si sono stipati come gli stessi preservativi che vendono queste macchinette. Tra l'altro, posso? No. Agevoliamo un po' questo Rina deve fare un salto al negozio. Dicevo, agevoliamo un pochino il rapitore, perlomeno. Vieni subito qui. Vai a rubare qualcosa. Se me lo chiedi così gentilmente. Preferirei di no, sinceramente, Sei un pollo? No, una polla. Non lo sono, allora vai a prendere qualcosa. Sto finendo cibo a casa. Rubare patatine, rubare cup noodles, rubare bevanda. Dove cazzo le rubo ste robe, scusami? Dentro al negozio? Ma adesso immagino che il nostro destino ce lo meritiamo. Se ci rapiranno, ragazzi, penso sia giusto. Lo ruberò senza che la nonna scopra. Quale nonna? Oh mio Dio. Campionessa di yoga per 30 anni, ragazzi. Guardate che meraviglia. No! Che cazzo vuoi? Rapiscimi adesso. Aiutami a rubare. E ti farò rapire gli altri ragazzini. Allora, rubare patatine. Allora. La parte difficile è capire come sono fatte le patatine. Credo mi abbia visto la signora. Credo mi abbia visto. Oh cazzo. La vecchia si muove. Ma che inquietudine. Dove cazzo è andata? Caputtana vacca bastarda! È un cigno selvaggio! Quelli che soffiano! Abbandono, ma guarda. Ruberò la nonna, ok. Allora, partiamo dai cup noodle. Che vuol dire contenitore di nudi? Mio. Veloce. Ma lei mi vede? Come funziona? Cioè, veloce. Corri! Corri! Bastarda. Ok? Le chips. Ora mancano le chips. Dove sono? Sono quelle? Sono quelle le chips? No, le chips ce le ho già. Mi serve una bevanda. E dove cazzo la trovo la bevanda?
Ma allora, il fatto che ce l'abbia in mano, ma cosa vuol dire? Che se mi vede mi... è la fine? Cioè lei non mi deve vedere? Mi serve una bevanda, ne hai una? Ah, bevanda. Credo di aver vinto. Aspetta, aspetta. No, veloce. I maledetti collezionabili, ragazzi. I maledetti collezionabili. Cosa cazzo è quella roba lì? Pochi? Vabbè, lasciamo perdere, va. Lasciamo perdere che è meglio. Addio. Ah! Ce l'abbiamo fatta. Sei disposto a farlo, puoi farlo, esatto. Manterrò il tuo segreto. Abbiamo visto il tizio entrare nel negozio, stai bene? Mi ha aiutato a rubare, è una brava persona. Sono contento di sentire. Boh. Parlano come i ragionieri, mi fa morire da ridere. Poi andate a casa? Sì, poi andiamo a casa. Allora, intanto mi prendo a... perché no, a latina in faccia, piene. Ci faccio questa roba in mano? Con Fresco. Ma il tizio come è uscito dal... c'è un pollaio, perché c'è... Porco due, vacca! Che succede? Questa è casa mia. Buono, perfetto. Se non mi parli però direttamente con la trachea sarebbe meglio. Fammi sapere se posso aiutarti in qualche modo. Siamo migliori amici, vero? Ci vediamo. Ci vediamo domani. Questo attaccamento che avete... A tastanata, eh. A tastanata. Porco due, basta che siete brutti. Sono arrivato a casa, quindi vado a casa anch'io. Ma non c'è bisogno, ragazzi, di annunciarlo. Basta di ciao. Ci vediamo dopo. Ciao, Matashita anche a te. L'altra? A posto, tu? Hai da dirmi qualcosa? Niente jumpscare, eh? Ok, lui va a dire... Porco due. Che cazzo è sta roba? Non c'è niente da fare qui. Ma il fossato? Vabbè, ma che fai? Tu vieni a casa con me? Ma questa è nostra sorella? Non sto capendo. A proposito di rapimenti, così. I rapimenti avvengono in luoghi rurali come questo. Ah, no, domanda? Non credo, risponde lui. O lei, o io. Lo pensavo anch'io, sono così sollevata. Ma spero che si presenti qualcuno, rende sicuramente le cose più interessanti. Come? Non è interessante, ma siamo difficili. Ho sentito parlare di avvistamenti di clan ancora. Tutti ne parlano. Ma dove? Vabbè. Che paura. Oaina. Anch'io ho visto un clown. Ma quando? Sì, sì. L'ho visto davvero. Sì. Sei tu. Posso buttarmi giù nel fosso. Questa è casa tua, immagino? Dove cazzo è? Ma perché sparisce? Eccola, lo sapevo io. Buono. A proposito di tua sorella. In Giappone fanno così, ragazzi. Tengono la debita distanza per un rispetto della persona e del proprio spazio, come potete vedere. Non l'ho vista di recente. Cosa è successo? È morta. Non mi importa di lei, non lo so. È scomparsa all'improvviso. Sta bene? Credo di sì. Mia madre lavora in un posto chiamato Centro di Orientamento Infantile. Fa da consulente per i bambini delle scuole elementari e cose del genere. Se hai bisogno di qualche consiglio, vieni da casa mia. Non dico nulla. Ma di recente mamma sembra molto occupata. Neanche io sono riuscito a parlare molto con lei. Allora vado a casa. Ciao ciao. Ciao ciao. Shift esegui... No. Ok, siamo soli. Allora, o è l'omino dell'acqua, oppure siamo fottuti. Ottima musica. Porco due, porco due, porco due. Ah! Il clown! Come cazzo fa? Perché va a gambero? Che succede? Quella è casa mia. Non lo so, quella è casa... È questa casa mia? La macchina mi segue, la macchina mi segue. Non è questa casa mia. Corri! Corri! Non è questa casa mia. Non è questa... È quella casa mia. Che cazzo è?
Corri, 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 corri! Minchia. Sono tornato. Prima devo lavarmi le mani e... Ah, la Coca-Cola è diventato noodles. Prima devo lavarmi le mani. Va bene, poi facciamo il bucato? Cos'è? Comparso davanti alla valle. Metto la merenda sul tavolo così non la dimentico. Vuoi dire che... Vuoi dire... Madonna. Vuoi dire il cibo che mi ha rubato? È proprio una casa accogliente, eh? Il gatto è grasso, non so di cosa si nutre. Buono. Tama? Vabbè. Bon. No? Metti gli spuntini sul tavolo. L'ho fatto. Ah, tutto. A posto. Andiamo a cambiarci. Beh, giustamente dobbiamo rubare per sopravvivere, ragazzi. Andiamo a cambiarci. Qua c'è un bel meraviglioso cuscino con un cuore. La casa mi sembra tutto a posto, quindi non vedo clown in giro. Perché le porte non si... Minchia. Qui immagino mi dovrò nascondere quando verranno a farmi visita gli assistenti sociali. Beh, me la sto cavando alla grande, direi, comunque. Mi sono spaventato. Queste porte non si aprono. Ma le mosche che... Che cazzo è successo? Ma era così prima? Ma ho messo a posto io? Eccellente. Sorella? Ma era così prima? Vabbè, la porta che non porta al cinema. Eccoci qua. Boom. Cambiamoci. Cosa devo fare? Che ne so io? Qual è la routine di un giapponese? I compiti, giustamente. Che cosa? Uno? Ok. Due? Ok. Cosa sto scrivendo? Tre? E quattro. Giusto? Ok. Uno? Incredibile, ragazzi, così imparate anche voi la nobile arte dei segni sulla carta. Questo cosa vuol dire? Casa? Ah, allora, questo vuol dire soldi. Questo vuol dire cannuccia incrociata con coltello. Questo vuol dire casa, immagino. No, Dino, vuol dire dimora. Ma vaffanculo. 5 così... 4, sì ragazzi, da dislessico posso anche fare un po' quel cazzo che mi pare. Tanto la maestra non verrà mai a sapere se prima faccio questo segno o questo. Cioè, voglio dire. Buono, questo vuol dire anoressico con falce. Allora, di qua. No, Dino, vuol dire cupo mietitore. Ma vai a fanculo. 6. E questo è un 7, palesemente. Ok. A posto. Questo vuol dire... Cos'è? Un residuo di insalata? Cos'è? Ah, è la nostra cara nazione! Certo. Certo. Allora, il Giappone scrive così. G. Ok, questa è la G e questa è la A. Già. Ok. Già. E qua pone, vedi? Ecco. Questa cos'è? Ah, questa è l'insegnante, la maestra. Buono. Ma se sbaglio... Ma se sbaglio, scusatemi. No, 4 per 5, 9 per 7, 3 per 9... Non lo farò. Non lo farò. Allora, 11... 9... E... 9... Ok. Ah, quella cazzata su TikTok! Da questa linea... Come fa... No, aspetta, com'è che era? Sì, da questa linea come fai a fare 3? Così, ve lo dico io. A posto. Cioè, sembra un'altra cosa, ma se ribalti il foglio... Vabbè, si è capito. Buono. A posto, direi che ci siamo. È fatto. R per cancellare. Era il clown? Non l'ho neanche visto, vi giuro. Che faccio, altri compiti? È chiuso, è chiuso.
Signor clown? È nostra sorella il clown. È dietro la porta, no? Buono. Buono. Il gatto. Perfetto. Oh, possiamo... Il fresh, ottimo, possiamo... Allora, dobbiamo fare tipo, appunto, mamma ho perso l'aereo. Dobbiamo cercare di sopra... Come fa un bambino a... Tu pensa, quella... Ho fame, anch'io. Mangiare qualcosa. E subito, certo, eccoci qua. Non funziona. Non sembra che non stia funzionando. Come fa un bambino a sopravvivere a degli assassini che ti entrano in casa o dei ladri che ti entrano in casa? Gli fa gli scherzetti. Non è un ottimo. C'è un odore terribile. Il curry è marcio. Mica dalle tre settimane fa, sta roba. C'è qualcos'altro da mangiare? Sì, quello che ho rubato. Però io chiuderei la porta, eh. Ma è qua! L'ho rubato oggi pomeriggio, me lo ricordo. Per favore. Perché avrei potuto non rubare? C'è qualcos'altro da mangiare? C'è quello, c'è il pesce. Il pesce c'è da mangiare. Non mi piace, non ti girare, fai finta di niente. Non ti girare, non ti girare di botto. Abbiamo finito il cibo per pesci. Ok. Abbiamo finito il cibo per pesci, però abbiamo un gatto. Allora, il gatto... Ma i pesci sono vivi, ma non erano morti prima. Vabbè, possiamo dar da mangiare i pesci al gatto e possiamo mangiare noi il gatto. Perfetto, una catena alimentare direi eccezionale. Si chiama sopravvivenza, ragazzi. Il nostro pianto giornaliero ce lo siamo fatti. Qua non si può passare. Io non so... Ma dovrei mangiare? Ma è qua il cibo? Ah. Lo mangio guardando la TV? Ma funziona la TV? Game over. Ma che diavolo è sta roba? Boh. Allora vado su a mangiarmi questi noodles. Ma non dovrei... Forse le patatine sarebbe meglio. Non ne ho idea. Aspetta, devo preparare i noodles. Allora, acqua. Acqua del pesce? Bollitore. Ma è sano? Il ramen è il migliore. Forse è il momento di fare qualche gioco. Ok, mi ricorda First of Atom comunque tutto ciò, eh. È il momento di fare qualche gioco. Televisione. Sì, giocare ai videogiochi. Perché? Abbiamo altro da fare? Sì. Ma quando è che ci rapiscono in questo gioco che si chiama The Kidnap? Cosa cazzo? Oddio. Oh no, 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 no. Mi nascondo. No, non posso. Tranquilli, tranquilli, ho il pieno controllo. Vado al tempio. Sono fissati quei bambini giapponesi. Cos'è? Cos'è? Che cosa ho preso? Pacchetto di sigarette? Aiuto. Porco due. Retry. Ma cosa, qual è il mio obiettivo? Sì, lo so, l'ho già capito il tutorial, grazie mille. E per interagire, dobbiamo immagino collezionare tutti quei pezzettini lì. Perché qua non si può fare nulla. Sì? Allora, voglio vedere, ragazzi, se muoio a questo tentativo, sti cazzi, voglio vedere se porta qualcosa. Vincere o no la partita. C'è un... Ok, c'è da rompere qua il pavimento per scappare.
e che ci vuole. State a guardare, eh. Ho masterato questo gioco, ragazzi. Mi chiamano il Sabaku di... non so come si chiama sto titolo, perché a me non serve sapere il nome del, il nome del gioco, ragazzi. È solo un contorno. Quello che importa è sapere a memoria i titoli di testa, di coda, scusatemi, del gioco, una volta completato. E questo io lo so. Cosa cazzo devo fare? Questo è quello che si chiederebbe un giocatore che non ha la minima idea di come affrontare questa avventura. Ma io, esperto so, conosco persino le note di questa musica a memoria. Ma cosa devo fare? Si chiederebbe ancora un altro giocatore, uno di quegli stupidi, tra l'altro, proprio che non ragiona. Spam DE, lo sto schiacciando il tasto E, ragazzi. Ma non dovete venirmi a dire a me come giocare a questo gioco, che ho finito ben due volte. Parte un beat, sentite che roba. Potente. Devo collezionare quei pezzi di carta. Bene. Non so dove siano, ne ho trovato solo uno. Ok, e quindi? E mo? Devo far sì che il mostro ci vada contro. Vieni, seguimi. No, che fai? Vieni. Vieni. Ah, hai paura? Sai cosa accade se vieni di qua? Non fa nulla. No, niente, posto. Credo di aver vinto. Che schifo è sto minigioco. Come ti permetti? Ci sono altri 3 collezionabili da prendere, ma io non so dove sono. Non ci sono nella mappa. Senti, ammazzami. Torna al tempio? No, basta, game over. Cioè, ma non posso uscire? Oh, cazzo! Sono costretto a vincere! Non ci posso credere. Devi andare verso il tempio. Grazie. Grazie. Ma perché devo per forza finire il livello? Uno. Veloce! Veloce! Di qua. Sì. Così. Vai! Grande! Grande! E una è fatta. Me ne è sbucato un altro lì? Non vedo. Non ne sbuca un altro. E dove cazzo è il secondo, ragazzi? Dove cazzo è il secondo? Ma schivate che... Pensate sempre di avere la soluzione, invece non è così. Non c'è il secondo. Alla casetta dove hai iniziato? Effettivamente i posti sono 3. Non c'è. Magari è dietro la casetta. No. Però sono uscito cambiato. Devi mettere bene quei foglietti rossi. 1 2 3 4. Ci sono le candele che indicano come metterli. Io l'ho messo bene. Questo è il primo. Penso di sì. Dove ci sono le lucciole? Ah, dici? E le lucciole sono là. Mi sono già andato. Incredibile. No, non è dove ci sono le lucciole. Vediamo su questo cespuglio. No. Forse li ho già tutti? Ah, dici che li ho già tutti? Ma quindi tutte le volte che sono passato... Sì, tutte le volte che sono passato schiacciato e non... Vabbè. A posto. Cos'è sta roba? Un martello. Il martello. A posto. Mezz'ora e invece... Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. È il gioco più brutto che sia mai stato creato. Cazzo. Questo è il minuto successivo dopo una giocata intensa, quando ritorni nella realtà e la grafica del gioco così iperrealistica ti dissocia. Abbiamo un videocitofono? Minchia, siamo avanti.
Ho aperto la porta. Ho preso tua sorella. Se volete salvare vostra sorella, cerca di rompere tutti i palloncini. Eh? Che ca... La... Ma che su... Bellissimo questo gioco. Ma è buono il clown, dai. Tieni premuto il tasto sinistro del mouse per afferrare, tasto destro del mouse per lanciare. Ah, posso lanciare col tasto destro. Olè. Ma che roba. Olè. Wow. Mi piace questo gioco. Ma sì, ma guarda, veramente, d'altronde mia sorella era così apatica, insensibile. Eccoci qua. Fatto! R di ritorno? Li ho presi tutti, no? Li ho presi tutti. Ne manca uno? Manca un palloncino? Dove cazzo è il palloncino? Sono per tutta la casa? No. A posto. Ah, qua. Ok. Allora, siamo nell'angolo dell'invincibilità, quindi non potrà farmi un jumpscare. Merda. Questo me lo porto dietro perché mi sento effettivamente invincibile con... Sto a fare lì, Cristo santo, vaffanculo! Che succede? Ehi! Perché? Perché il tempo? Ah! Ok, ok, ok! No, prendi il volo! Sono velocissimo! Oh! Non prende... Ok, ok, oh, bellissimo. È soddisfacente, è soddisfacente. Ok, aspetta, aspetta, ancora l'azione giusta. Così, perfetto. Ma fa cagare. Fa cagare, sto... è malfunzionante questa palla che io ho data. Ma com'è possibile poi? Ma ci sono anche dietro di me, perfetto. Ho 1:15, veloce, veloce. Fino a là. Ho fatto una stronzata, vero? Ok, 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 ok. Ho rapito tua sorella. L'ho rapita prima io. Mai stata mia sorella. Twist incredibile. Quindi noi siamo maschio comunque ormai, confermato, no? Però il plurale, anzi il singolare in Giappone è al femminile. Anche se ci danno del voi. 31 secondi. È la fine. Senti, non ho molto tempo, per favore. Sto per morire, sto per morire. Dov'è l'ultimo palloncino? Oh, ma come cazzo dovrei fare? Veloce. Veloce. Ma quanti cazzo sono? Oddio. Dov'è l'ultimo? 4, 3, 2, sono morto. Sono morto, se vieni qua lo uccido. No, 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 no. Gentilissimo clown. Vabbè, è stato... Madonna mia. Ci siamo già visti da qualche parte comunque. Potrebbe essere il tizio che era al... al coso lì. Allora, c'è una cosa che vi devo dire, ragazzi. Non ho particolarmente timore dei clown. Le bambine invece mi terrorizzano, quindi... Tama? Da quando abbiamo un corpo? Allora, penna. Ai clown piace. O matita, quello che è. Con quelle ci fanno i trucchi di magia. Ah, Tama. Trova Tama. No, non mi interessa. Tama? Hamat? È una gatta siberiana.
Immagino sia andata giù. Sì. Il clown era nei nostri sogni? Sono abbastanza sicuro fosse vivido, realistico. Un sogno lucido. Porco due. Tama, sei tu. Sei lì. Sì, non c'è. Tama? Tama? È pronta a tavola? Bene, la finestra è aperta. Si può aprire quella finestra? Ma da quando? Vabbè, ma sto kidnap qua. Questo è il suono dei draghi di Komodo che stanno assalendo. Bene! Bene! La gatta è stata presa. Che devo farci io qui? E quindi? Oh Cristo, è là dentro. Tama, eccoti qua, bastarda. No, c'è anche lui, c'è anche lui. No, non ci cascare. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Quello, ragazzi, era un clown. Vabbè, allora effettivamente il tizio del... M'ha rapito? Sorella! Ti ho riconosciuto dal naso. Sorella! Come stai? Sorella, però non ci vediamo da un po', almeno un po' di loading, perfetto. Un po' di... non so... contatto o qualcosa. Dove mi trovo? Un posto che sembra molto più bello di casa nostra. Sembra che non sia legato. C'è un modo per uscire da questa stanza. Cosa vuol dire sembra che non sia legato? Sangue. Ah, il martello di prima. La palla. E il martello, come al solito. Non posso saltare, ragazzi. Ci sono dei chiodi. Ok, dobbiamo scardinarli. Immagino sia... ho detto, immagino sia chiuso, invece no. Buono. Cosa ci hanno fatto nel sonno? Qua è chiuso, perfetto. Martello. Vado. Olè, olè, olè. A posto! Addio! Ma così facile? È stato così facile? Cioè, chi è l'imbecille che mi ha chiuso... con i chiodi da dentro. Sorella? 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 Togliti le cuffiette, sti cazzo di Walkman. Sorella? Oh cazzo. Non si accorge di me. Andiamo nella stanza di sorella. Che è sto suono? È tornato? I clown? Spavento! Che? Ma mi ha visto? Che devo fare? Che sta succedendo? Posso nascondermi? Oh cazzo! Sorella! Sorella! Ma porco due! Quando ti chiamo? Sorella, usciamo da qui alla svelta. Cosa c'è che non va? Lei si trova bene qua, direi. Ho chiesto al tizio di rapir... è un matrimonio all'italiana. Non c'è altra spiegazione. Voleva una dote. Gli ho chiesto di rapire anche Renia. È una figlia di puttana. Se faccio così alla fine mamma se ne accorgerà, no? Non ci posso credere. Allora anche mamma potrà guardarmi. Ok, quindi... dopo questo incredibile twistone... ma che vuol dire? Ehi! Oh cazzo. Presto, pensa. Che devo fare? Che faccio? Che ci faccio qui?
Dove devo andare? Non so cosa stia parlando mia sorella. Usciamo da qui, così il tizio non ci trova. E noi siamo venuti da qua, no? Ah, è una pessima, pessima idea. A posto. Fuori dalle balle. Via. Liberi. Liberi. Come colombe. No? No. Ok. Ah, giù io non scendo. C'è col cazzo, ragazzi. Sono giù. Questo è il bagno di prima. Porta chiusa. Porta chiusa. Sorella andata. Buono. Torna al tetto che te frega, ragazzi. Ci ho provato, non si può fare, quindi devo scendere. Porca di quella puttana vacca bastarda, guarda veramente, eh. Ok, ok. Ok, ok. Buon Dio, buon Dio, buon Dio. Ah, ah. Ok, ok. Questo è più pa- questo è fuori di testa, ragazzi. È più pazzo del... c'è un corpo, c'è un corpo. C'è un corpo. C'è un corpo. Ok, 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 ok. Ma cosa cazzo è? È un disturbato, un deviato. Vaffanculo. 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 È chiusa, devo trovare la chiave. Porca troia. Ok, ok. Giustamente le ciabatte, vedete? L'educazione è sempre, anche nel momento di crisi e di pericolo. Devo trovare le chiavi, devo trovare le chiavi, devo trovare le chiavi. Che è stato? Ho sentito un suono, ero io. Mi sono per un attimo agitato, per niente, direi. Ecco qua che un samurai, dopo aver rapito delle bambine, si concede 15 minuti di relax. Ma è la vecchia! È la... E sta dormendo! È ubriaco! È sfasato, ok? Ok. Ok. È fatta. È fatta. Non posso correre, eh. Ci sto provando, ragazzi, ma non posso correre. Ora si sveglierà, ovviamente. Muoviti, 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 muoviti. No, sto andando da nessuna parte. Da nessuna parte. Da nessuna parte. Vado a prenderti altri bambini, su. Sarà preoccupata, sorella. Effettivamente hai ragione. Che puttana vacca. Quegli occhi erano un mare. Un oceano. Dove potermi specchiare. Non fare rumore. Va bene, sister. Ma... il tizio ascolta tutto quello che dici. Beh, finché mamma non inizierà a guardarmi, Renia, non fare nulla di più. Ecco, questa è la mia risposta. Come si va bene? Vabbè, dovremmo fare il bucato anche qua, immagino. Sorella si comporta in modo strano, direi. Direi. Allora, bestiacce, cosa devo fare? Allora, bestiacce, io direi che lo continuiamo la prossima volta. Devo essere sincero, mi sta garbando parecchio. Ma adesso ci fermiamo momentaneamente qui. Twistone incredibile, nostra sorella praticamente ci ha rapita lei, ci ha rapiti lei. Non ho ancora capito se tra le gambe abbiamo un pisello o una fagiana, però non è molto importante. Devo dire che ci sta, mi sta piacendo un botto la trama, mi sta piacendo un botto l'ambientazione, il gioco è rotto e disturbante al punto giusto, quindi complimenti ai ragazzi di Chillas Art che hanno fatto questo giochino, l'hanno fatto abbastanza bene. Ora, come vi dicevo prima, ci facciamo le nostre 4 chiacchiere di consueto, 10 minuti di chiacchiere. Per quelli che stanno andando è stato un piacere, per quelli che restano, niente, mi dispiace per voi. Lunedì, ragazzi, c'è l'altro Horror Night che lo continuiamo, ovviamente, lo continuiamo. Molto figo, mi intriga. Adesso facciamo threads, rispondiamo, vediamo un po' cosa mi avete risposto, sono curioso. Allora, abbandono, ma sei sicuro? No, guarda, voglio restare qua per sempre. Loading, e te pareva. Fuori dalle palle. Ok. Un po' di musica. Un po' di musica. Rilassiamoci un attimo. Ragazzi, vi è piaciuto? Da 1 a 5, quanto vi è piaciuto? Sinceri, ovviamente. Sinceri. Votate da 1 a 5. Uno per uno. Uno per tutti. 2, 3, 4, dovete semplicemente scrivere il numero. Fatilo, 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 fatilo. Sondaggino, viva la democrazia. Il vostro voto ovviamente non inficerà sul fatto di supportare il gioco o no lunedì. Lo porterò comunque. Però voi votate. Sono curioso di sapere se vi sta garbando.
il 49%, il 50%, il 50,4%, il 50,2%, il 50, il 50,2%, il 50,5%, il 51,5%, il 50, il 51,6%, il 51,8%, il 52,0%, il 51,9%, il 52,9%, il 51,7%, il 51,6% di voi dice, il 51,2% di voi dice. Facciamo che vi lascio votare, poi leggiamo. 340 voti, siete in 1900. Possibile che ci siano 340 voti? Potete votare, porco due, tutti insieme, così mandiamo a puttane Twitch. Basta votare una volta. Votate. Come si vota? Dovete solo scrivere o 1, 1 per 1, 2 per 2, 3 per 3, 4 per 4, 5 per 5. Basta votare scrivendo il numero. Votate da 1 a 5, scrivi il numero. La votazione però una volta sola, il vostro voto. Fendi. Votate, votate. 4 per 4. La risposta. Mi sto perdendo, ragazzi. Mi andate insieme alla vista? O no? Mi sono fissato. È finita. Ecco, adesso io spero di riprendermi, perché altrimenti io non mi scollego più, eh. Rimango a guardare. Ce l'ho fatta. 502 voti. Dai, dai, dai. Ancora un minuto. A me è piaciuto. Pensavo fosse da 1 a 10. No, da 1 a 5, dai. Come le stelline di YouTube. Vi ricordate il metodo di valuta delle stelline dei video di YouTube? Prima c'erano le stelline. Adesso c'è il mi piace. Prima c'erano le stelline. Mamma mia, che bei vecchi tempi. Comunque, solo i giapponesi. Cosa? Beh, non è vero. I rapimenti si fanno un po' dappertutto. Nell'ultima live, dove goliardicamente ho parlato della Sardegna, molti sardi si sono offesi, non sapendo che io adoro tutto ciò che è la Sardegna, soprattutto i rapimenti. Allora, 4 è la votazione. 4 è la votazione che avete dato a questo gioco. Buono, perfetto, mi fa molto piacere, ragazzi. Mi fa molto piacere. Scrivono che mancano 10 minuti. Dino Threads, un attimo, con calma. Non è ancora finito? No, è finito. Cosa, il gioco o il gioco? No, il gioco non è ancora finito, ragazzi. Io non so quanto durerà, spero non duri 4-5 live, ma che in due live, meno male, ce lo siamo portati a casa. Chi lo sa? 141 risposte, Cristo santo. Allora, come vi dicevo poc'anzi, ossia stamattina, ho fatto un Threads, questo qua, alla quale vi ho chiesto di rispondere con un audio a tre domande fatidiche. La prima: l'aereo su cui ti trovi sta per precipitare. Dunque, qual è il tuo colore preferito? Domanda numero 2: durante un bar mitzvah qualcuno fa un saluto strano. Qual è il tuo videogioco preferito? Domanda numero 3: alle 3 di notte, un motorino entra dalla finestra del tuo appartamento al quarto piano. Dunque, qual è il film più brutto che tu abbia mai visto? E ora ascoltiamo le vostre risposte, a partire da Gre. Aspetta, con calma. Ma sai che c'è? Io metterei... Togliamo l'audio, perché sennò non vi sento. Vediamo chi dice Gre. Allora, colore preferito verde. Verde? Ma si sente? Videogioco preferito... Sì. Un verde. Videogioco a cui sono molto affezionato. Allora, scusate un attimo, se permettete, posso permettermi di darvi comunque la risposta corretta a queste domande, perché questo era un quiz, era un test, ragazzi, c'è una risposta corretta. Allora, la domanda: qual è il vostro colore preferito? La risposta è: non ho più 5 anni, non ho un colore preferito. Alla domanda: qual è il tuo videogioco preferito? La risposta è solo una: God of War. Alla domanda: qual è il film più brutto che abbia mai visto? La risposta è: tutto Harry Potter. Queste sono le risposte corrette. Ora però vediamo che cosa avete da dire. Prego. Semplicemente che è Bugs Bunny Lost in Time. Bellissimo! Non si può tornare indietro con la... E film più brutto, ne ho visti troppi, però forse...
uno dei più recenti è Eternals. Eternals? Beh, effettivamente ha fatto un po' cacca. Oddio, tra i film della Marvel, Eternals degli ultimi, Eternals è il più bello, quindi c'è da domandarsi. Ecco. Però, insomma, vedo venire peggio di Eternals, però magari ha visto Eternals come ultimo film, quindi ci sta. Ma Buzz Bunny Lost in Time è bellissimo, ragazzi. Attenzione, Dashi, vediamo che ci dice il Dashone. Allora, il mio colore preferito è il rosso. Il rosso? Poi, per videogioco preferito, beh, ovviamente God of War. E il film peggiore che abbia mai visto, assolutamente Black Panther 2. Incredibile, sono tutti film su supereroi. Va bene, Dashone è un razzista. Poi abbiamo prima che precipiti mi butto con un paracadute comprato dalla Lidl. Non vendono paracaduti. Blu è il colore preferito, in tinta col cielo, giustamente. Sicuramente chi avrà fatto quello strano saluto aveva i baffetti? Non è vero. Little Nightmare 2 e Zelda Ocarina of Time. Little Nightmare 2 come gioco preferito? Shy. E vabbè, Zelda Ocarina of Time ci può anche stare, beh, un classicone. Ma Little Nightmare 2 come gioco preferito? Non l'1, il 2. Allora a sto punto aspetto insieme a te il 3. Non abito in un appartamento, quindi sarò stato rapito? Assolutamente sì. We are going to the World Fair. Non ho la minima idea di che film sia. Perdonami, ma non so che cazzo di film sia. Non l'ho mai visto. Daxin, però accelere. Allora, il mio colore preferito... Ma quanto ci hai messo per rispondere? È partito l'audio, quanto c'è? Ferito è l'azzurro. Sai, perché io lo so cosa è successo, Daxin. Io lo so cosa sui. Tu hai schiacciato, perché anch'io ho fatto i threads e ho fatto l'audio e non capivo se stesse registrando o no. Sono stato mezz'ora a guardare il monitor. Vero? È successo anche a te? Non si vedeva che registrava, perché c'hai il pollice che preme il tasto per registrare e tu non sai se stai registrando. È una cagata. È fatto di merda. Il videogioco preferito è Getting Up della PS2. In pochi lo conosceranno, ma io ci sono particolarmente affezionato. Facciamo vedere un trailer di Getting Up. Il film più brutto che ho visto è Ave Cesare. Orco 2. Talmente brutto che io non mi ricordo neanche una scena di quel film. Protagonista è Cesare, ovviamente. Ave Cesare non l'ho visto, però non l'ho voluto vedere apposta. Incredibile. Il mio colore preferito è il nero. Vabbè, sentiamo. Funnel, vediamo che dice. Il mio colore preferito è nero. Il mio gioco preferito è Skyrim. Skyrim? E poi il film brutto che ho visto è A Serbian Film. A Serbian Film, attenzione, è disturbante. Ma non è brutto quel film. Quel film è bello perché è fatto bene. È esattamente quello che deve fare. Deve essere bruttissimo e disturbante. Però capisco cosa tu intenda dire. Ci può stare. Skyrim, mio padre, buono. Grazie, Andrea. Leo Hanna dice. Allora, colore preferito viola. No, preferito. Come viola? Gioco preferito God of War Ragnarok. God of War Ragnarok, splendore. Il cane. Film di merda che ho visto. Ecco, sentite anche il cane. Saluto un cane. Film più brutto che abbia mai visto. Non ne ho uno perché prima di vedere un film mi informo sul film, quindi... Ma non è vero, ma che c'entra? Puoi informarti su un film, ma può essere anche una merda. Comunque bravo, si fa così. Attenzione, Cri Nigrelli dice azzurro cinerino. Colore totalmente a caso. Subnautica, Below Zero e We Happy Few. Ma che strani giochi. Molto, molto, molto indie. E l'ultimo, la saga di Harry Potter. Oh, ce l'abbiamo fatta. Grande, ce l'abbiamo fatta. Ah, e il mio lavoro qua l'ho fatto. 1. Filippo. 2. L'intonaco. 3. Leccare le ginocchia. Filippo, l'intonaco e leccare le ginocchia? Mi informerò su questi film e su questi giochi. Quindi il colore preferito è Filippo. Leccare le ginocchia è... Aspetta, giusto? 1. Filippo. Sì, 1. Filippo. 2. L'intonaco. Ok. 3. Leccare le ginocchia. Ma l'attività preferita di Daniele è anche quella di rispondere ai messaggi da una stanza di distanza. Omar dice il nero. E fine, ci fermiamo qua. Il nero è il suo colore preferito. The Witcher 3 il suo gioco preferito. E Solaris del 2002. Attenzione.
Attenzione. Non ho il dono della sintesi, ho dovuto parlare tipo Eminem. Sono molto curioso, Incro. Tiro una testata alla vecchia in seconda fila e poi mi butto giù senza paracadute, tanto ormai tutto è perduto. Cosa il c'è? Mio colore preferito è il blu. Blu. Poi, alla seconda domanda rispondo che approfitto della mano alzata del tizio per dargli un 5. Ok. Tanto ormai siamo lì. Amichevole. E il mio gioco preferito è, vabbè, Baldur's Gate 3. Aha. E infine mi faccio fare l'autografo dal tizio col motorino, perché se è riuscito a fare una cosa del genere, allora è un supereroe. E ha usato i trucchi di GTA. Che ho visto, ma è peggiore, è quello di Dragon Ball, in cui Goku è un liceale. Qual è? Dragon Ball in cui Goku è un liceale? Non me li ricordo, ragazzi. Incredibile, ma non mi ricordo un film di Dragon Ball. Mi ricordo purtroppo i film di Pokémon. Mi ha fatto cagare tutti. Sì, un rapper comunque, è stato velocissimo. Comunque in generale il blu e il nero sono i colori che più predilite. Evolution come film più brutto? No. È un live action? Ah, Dragon Ball Evolution! Pensavo Evolution il film, che è uno dei film più belli che esista. Ah, possiamo anche riassumere con M. Già al quarto tentativo che faccio quest'audio. Okay. Allora, colore preferito viola. Un classico. Sono felice che l'aereo cada. Come? Il gioco preferito è The Last of Us, ma non so scegliere. The Last of Us. Due. È l'uno, te lo dico io. È l'uno che ti fa innamorare. Con una capriola e una spaccata. E film peggiore che abbia mai visto. Purtroppo non guardo film perché non mi piacciono. E come? Solo che non mi ricordo qual era l'ultima cosa. Quindi, bene, grazie. Ciao, buono, e Mirto ha parlato. Allora, poi abbiamo Izzy che ci dice il giallo, Red Dead Redemption 2, non guardo film. Ma cazzo, ma molti non guardano i film, eh? Questi sono tre, però sono molti. È pesante sta roba. Allora, colore preferito God of War, gioco preferito blu e film più brutto Tom Holland. Simone, grazie. Fede Chan dice che il colore preferito è l'uovo di Pettirosso, il gioco preferito è lo spingo io a carrozzella, Angela, e il videogioco preferito e il film più brutto è Non ho un quarto piano. Credo non abbia ben inteso a cosa doveva rispondere. Popcorn salati, Tenerife, la pizza con l'ananas, grazie Giulia. Dino grandissimo, non so che colore sia, ascoltiamo. Dino, grandissimo. Allora, grazie, la risposta grazie. Alla prima domanda è il colore nero. La risposta alla seconda domanda è il gioco Devil May Cry 3. 3, specifico, ci sta. Mentre, per quanto riguarda la terza domanda, il film che più mi fa schifo, ma proprio così, è It. Ma It quale? Nuovo o vecchio? Sei in live, rispondi. Invia un SMS al 48848. A quel punto potrai accedere alla live e potrai rispondere al messaggio alla quale hai risposto su Threads. È un po' complicato, ragazzi, ma ci stiamo adoperando. God of War 3 e The Twilight. The Twilight, il film più brutto. Ah, oh, che fitta incredibile, ragazzi! Ah, quelle fitte intercostali che ti fanno sentire vivo. Grazie ancora, ne voglio un'altra. Quando vi fa male, ragazzi, respirate più forte, che fa più male. Sì. Ah. Cop Gamer Official dice... Ho tolto il mi piace, no, poverino. Colore preferito? Rosso. Rosso. Gioco preferito? God of War Ragnarok. Sì. Il gioco più bello di tutta la storia. Oh. E film che non mi è piaciuto, che è una merda, sinceramente non c'è. Mi piace sta cosa, allora, perché noi tendiamo a ricordarci... No, le cose brutte, non le cose belle. No, comunque mi fa piacere che non vi ricordiate di un film. Perché, ragazzi, allora, il videogioco brutto in realtà, bene o male, comunque lo apprezzi, altrimenti perché devi giustificare gli 80 euro spesi. Quindi, bene o male, riesci anche ad apprezzarlo in qualche cosa. Quindi preferisci ricordarti i videogiochi belli. Tra l'altro, ecco, ci tengo a precisare una cosa. Io scherzo quando dico che God of War è il videogioco più bello. Non è così. Ce ne sono... migliaia di videogiochi che celano nel loro genere. Per me God of War è il più bello della generazione PlayStation 4, quindi God of War 2018, per me, perché è quello che mi ha dato più soddisfazione, per me. Baldur's Gate 3, invece, in questo 2023, mi ha rapito parecchio, giusto per fare un attimo i seri, ma torniamo al cazzeggio. Poi vabbè, God of War Ragnarok lasciamo perdere, perché è uscito il DLC Valhalla e quindi Baldur's Gate. Mario
Mario Nero, Galaxy Window, Black Widow, attenzione, film più brutto. Adesso voglio solo sapere i film ormai. Mio colore preferito è verde pastello. No, aspetta, questo è un audio. Il mio colore preferito è verde pastello. Il mio gioco preferito è One Shot. Mm-hmm. Il film più brutto che abbia mai visto è The Emoji Movie. Ah. Ok. Verde petrolio? Ah, questo ah è quasi forte come Fendi, quasi. Attenzione, Two Steps from Books. Colore preferito? Sì. Rosso sangue. Gioco preferito? Final Fantasy. Ma deve essere sangue, non vino. 10. Film più brutto mai visto? I Guardiani della Notte. Orco 2. Final Fantasy 10. Vabbè, io Final Fantasy, ragazzi, starò per bestemmiare per alcuni. Fendi. Però non mi interessa di Final Fantasy. Final Fantasy ripudio tutto ciò che è Final, tutto ciò che è Fantasy. Mi piace che qua viene Final Fantasy. Mi piace Final. Icaro di fiducia ci dice... Il mio preferito è l'arancione. Il mio videogioco preferito l'arancione. È Undertale. Undertale. E il film più brutto che abbia mai gusti visto potenti. È Windstorm. Windstorm? Un film tedesco che parla Heinz. Di cavalli. Come? Un film tedesco che parla di cavalli? Ma non può essere che meraviglioso. Lo voglio vedere. Windstorm. Allora, attenzione. Mangi ci dice... Comunque Undertale, complimenti. Allora, l'aereo in cui mi trovo sta per precipitare, sì. Il mio colore preferito è il nero. E durante Bar Mitzvah qualcuno fa un saluto strano, qual è il tuo videogioco preferito? Sicuramente non Garden of Bomberman. No! Come? Tre del mattino un motorino entra dalla finestra del tuo appartamento, al quarto piano. Qual è il film più brutto che tu abbia mai visto? La mia vita. Ah, è un twist, è stato... wow. Mi sento scosso. La mia vita di Muccino, comunque un film molto particolare, ragazzi, non so se l'avete mai visto, bisogna capirlo, eh. Parla di lei, ovviamente. Perché non hai visto Ad Hoc Life? Ad Hoc Life estremamente eccezionale, soprattutto per la tecnica 3D 2D che è stata utilizzata per l'inserimento di un personaggio nuovo, il bruco. Che twist, è vero? Vabbè, mi fa piacere che siete positivi almeno. Sentiamo, sono Davide. Ciao Dino, vi rispondo durante la live. Incredibile. Allora, il mio colore preferito è il blu. Blu. Il mio gioco preferito è Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, Kingdom. Ok, ok, è sbagliato. E va bene. Il film più brutto che abbia mai visto si chiama Munacre, eh? Ed è un fantasy che ho addirittura visto al cinema. Mannaggia. Munacre? E niente, vi abbraccio, siete dei grandi. Grazie, grazie. Bye. Davide. Grazie, Gesù David. Mille bestiaccia. Munacre? Boh, non so cosa sia. Forse avrei dovuto dire di spiegargli anche. No, sarebbe stato troppo lungo poi negli audio. Effettivamente pregare non servirebbe, quindi non pensiamoci azzurro. Perfetto, quindi i nostalgici, esatto. Qualunque gioco dove puoi usare una spada. Questa è una saggia risposta. Effettivamente la gente non sa guidare. Quindi Arrival vince il premio per noia. Quindi lui. Non sono per niente d'accordo. Ancora, di nuovo, saga di Harry Potter. Nigrelli ritorna con la saga di Harry Potter. Subnautic, ma non la piangeletta sta roba. Chiaramente blu oltremare. Grazie Capu. Terraria, semplice. Terraria, sai che Terraria, beh, nessuno dice Minecraft o Terraria. Questi giochi estremamente creativi che secondo me sono la vera essenza del videogioco. Minecraft più di Terraria. Sono morto per Overdose 2. Bello. Non l'ho mai visto, ma immagino sia ilarità, altrimenti non poteva scrivere questo messaggio. Io amo Minecraft, non è vero, altrimenti l'avresti scritto. Dino, ma FIFA? FIFA fa male, FIFA fa paura, tutti i giochi sportivi e i giochi di corse non sono videogiochi, sono simulazioni, e io come ogni simulazione rompono i coglioni. Questa è la verità assoluta, c'è scritto dietro, proprio c'è scritto dietro, quando acquisti il gioco c'è scritto dietro, se tu giri lo leggi, c'è scritto questo gioco rompe i coglioni, ma se ti piace, mi dispiace. Non videogiocare a qualcosa che puoi fare tu, questa è un'altra cosa che c'è scritto dietro, ok? Tipo Farmer Simulator, tutti possono andare ragazzi, tutti possono andare a salire su una mietitrebbia e mietere il grano, tutti lo possono fare.
È inutile che lo giochi. Lo posso fare domani, lo posso fare dopodomani, ma lo posso fare. Quello che non posso fare, invece, è mozzare la testa a un elfo mentre sto scalando una montagna. Quello non lo posso fare. E quello voglio fare nei videogiochi. Ok? 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 Ah. Finalmente, rosso comunque. Zio Adolfo, penso COD, Call of Duty come gioco preferito? Aia. Vabbè, cioè, non voglio giudicare... Ah, mi prude tantissimo l'orecchio. Non voglio giudicare i gusti, eh. Eternals, credo. Wow. Eternals non piace a molti. Sono i due. Si ripete. The Witcher 3, Solaris. Ma alcuni si ripetono, sono incoglionito io. Prima che partecipi mi butto con un paracadute e ho comprato le queste. Abbiamo già visto. Il colore delle... Ma le abbiamo già sentite? Ma sono sempre gli stessi. Ma allora? Ma si ripetono. Non sto capendo come funziona Threads. Andrea, perché si ripetono? Facciamo una roba. Fatemi vedere. Ricarico la pagina che non so se... Non so se ho fatto una cazzata o no. Questi sono nuovi? No. Sì, sono nuovi. Fermi. Boni. Sono nuovi? Ah, ma questi sono quelli per quelli quali ho messo mi piace Andrea? Come funziona, Andrea? Si capisce un cazzo. Come funziona? Il gioco dove bisogna costruire una città che avevi portato tipo uno o due mesi fa non è un simulatore? No. Perché la città non la costruisci da solo e non la puoi costruire quando vuoi. Quello è uno strategico, è diverso. Ascolta quelli con il cuore. Li devo ascoltare col cuore, Andrea? Ho un cuore di pietra, sei sicuro? Stai leggendo i nuovi? Ascolta quelli col cuore. E sto ascoltando quelli col cuore, ma questi li ho già letti. E che alcuni li abbiamo già ascoltati. È difficile. Verde pastello, Icaro l'abbiamo già ascoltato, Davide già fatto, marrone, George Michael, Starfield, ok, grande Steve, Boschetti Filippo, attenzione, questo è nuovo, mentre l'aereo precipita alzo lo sguardo, noto blu acceso nel cielo, sono felice, incredibile, è un po' tipo Sugar lui, durante la festa noto quel parente strano che alza il braccio e dice qualcosa ma non capisco, sono troppo distante, avvicinandosi sento urlare, ho comprato tutti i God of War. È lui. Sono le 3 del mattino, tanto sento sfondare il vetro da finestra. Mi giro e noto il runner di Deliveroo che mi entra in salotto e penso è arrivata la pizza. Lui mi chiede che guardi, rispondo le streghe di Salem. Aia, aia, aia. Oddio, delle streghe di Salem ha fatto film, serie TV, basta. Il rosso fuoco del motore rotto dell'aereo, buono, Starfield e Fendi. Oh, finalmente ci siamo. Gigi dice Viola Viola, Evil Nun, sempre numero uno, attenzione, rigorosamente giocato da Super Dino, giocato da me? Incredibile, grande, il pianeta delle scimmie solo e soltanto perché mi fanno paura? Le scimmie fanno schifo, non fanno paura, hai ragione al 100%, comunque il pianeta delle scimmie è un bellissimo film, vergognati, oh mio Dio l'aereo sta precipitando, il blu, che tipo ti sta, Sally Face, beh minchia Sally Face come preferito, buono. Il mio globo mi ha portato il Mac Matrix perché non ho dormito la notte, tanto inquietante. Matrix o Martiris, non so che cazzo che film è. Cos'è? Matrix o Martiris? Non ne ho idea. Che roba è? Non penso Matrix. Martiris, Dino. E che è? Non so cosa sia. Ti sto guardando dalla finestra. Non ho una finestra. Non sto scherzando, non ho finestre, quindi mi dispiace. Fa schifo, è un film? È un film horror? Ah ok, non so, non lo sapevo, pensavo fosse Matrix lì per lì. È orrendo, buono. Arancione, The Wardrobe. Ok, il gioco del guardaroba, quello lì è italiano se non sbaglio, giusto? Boh, non lo so. Vedo sempre film belli, bugia. Il mio colore preferito è il verde, videogioco preferito Assassin's Creed Origins, No Way Home, è proprio un film di merda, concordo. Assassin's Creed Origins. Aia, Bethesda non va bene. Rosso Rubino, Genshin Impact, tutti quelli di Alvaro Vitali. A povero Pierino. Vabbè. Arancione, Bloodborne e Red. Che cazzo di film è Red? Non lo so. Palle, The Mask 2. The Mask 2 fa proprio schifo? Sì. The Mask 2 fa proprio cagare il cazzo. Ed è il film peggiore che tu abbia mai visto? Dai. Dino, ma GTA? E che me frega a me?
Beh, che dire, effettivamente hai ragione, The Mask 2 è un film abbastanza di merda. Allora, siccome non ci sono più audio, rimetto la musica. Nero Mario Galaxy e Black Widow, l'abbiamo già letto. Il mio color preferito è il pompelmo, dice la Rebby, un colore molto raffinato. Già. Saluto strano, cosa intendi? No, tranquilla. Elon Musk, il mio gioco preferito è God of War, ci siamo, il film più brutto e a parer mio è, non lo so ancora, forse uno a cui il cui nome non ricordo. Nero Final Fantasy, tutti i film di Pierino, è incredibile. Lilla, dice Sabbi, spero di essere vestita tutta di lilla mentre trovano il mio corpo nell'aereo. Ok, non so se unirmi alla persona o continuare la cerimonia. Hi-Fi Rush, posso perdonare se il motorino è lilla. Ancora. Ibrahimovic verso tipo degli alieni. Cosa? Ok. Arancione, Genshin Impact, The Silence. Una delusione. Colore preferito. Attenzione, un audio. Colore preferito, rosso sangue. Gioco preferito, l'abbiamo sentito. Final Fantasy. Perdonami. Cos'è questo? Il mio colore preferito è nero. Ah, no, già sentito. Funnel, perdonami. Uovo di petirosso, lo spingo io dalla carrozzella, non ho un quarto piano, già visti, già ascoltati, già... Dai, siamo a 35, mica stiamo... stasera facciamo tardi, l'aereo cade rosso, no, questo... Aiuto. Nero, attenzione, Metal Gear Solid Saga, finalmente qualcuno che ne parla. Ficcato nel culo la marmitta ed esci di casa, il tempo delle mele svedesi? Il tempo delle... Il film più brutto che tu abbia visto, il tempo delle mele svedesi? E che film è? Incredibile. Il mio commento non appare, non lo so. Attenzione. Buonasera Dino. Allora, visto che l'aereo sta... Sento un cazzo. Precipitando, ne approfitto per fare scrivere... Siete niente. Il mio colore preferito è rosso. Poi, alla persona che mi sta salutando in modo strano, ricambio con un saluto alla romana e il mio gioco preferito è God of War. E infine, sì? Alla persona che mi è entrata in casa con un motorino, gli buco le ruote. E il perché? Mio film che mi ha fatto più schifo per ora non esiste perché quelli che ho visto mi sono tutti piaciuti. Beh, il buchi le ruote a un motorino che è entrato al quarto piano, mi sa che le ruote manco se le ha più. Però comunque mi piace, grazie per l'abbraccio, mi piace il tuo approccio. Filippo, l'abbiamo già sentito? Dino. Sì, lo riconosco ormai dalla voce. Allora, l'ultimo ragazzi, è l'ultimo, poi li continuiamo la prossima volta o faremo altre domande, che dite? Vi piace? Intanto, vi piace sta roba di threats? Vi piace sta roba di threats? Ho saltato il tuo. Lo so ragazzi, ma ce ne sono un botto, è impossibile, sono 100+ commenti, come faccio? Vi piace? Buono, dai, buono. Allora, buonasera. Buonasera. L'aereo, secondo me l'aereo colore preferito è nero. Come l'aereo? Mentre ci saluta uno strano, mi piacerebbe videogiocare a The Last of Us. Mm-hmm. E alle 3 del mattino ho visto un motorino entrare nel mio appartamento mentre guardavo sicuramente Titanic. Sì. Titanic è il film più brutto che tu hai mai visto? Concordo al 100%. In realtà, ragazzi, i film più brutti sono tanti, i videogiochi più belli sono tanti e i colori preferiti non ci sono. Perché sfido chiunque di voi a guardare un cielo azzurro e non dire wow. Sfido chiunque di voi a guardare le vette di una montagna e dire wow. Sfido chiunque di voi a non vedere perché della sabbia vi è finita negli occhi. Wow. Madonna, Titanic e due coglioni. A me devo dire che non... è uno di quei film che ogni volta che rivedo, siccome lo cancello appena ho finito di vederlo, lo riguardo con interesse, ma verso la fine proprio non ce la faccio. E forse alla fine è l'ultimo pezzo che mi ricordo. E l'inizio della signora che fa, che quando gli chiedono che cosa è successo, che lei è vecchia e decrepita e tira fuori sto diamante grezzo così.
Orribile, sì, effettivamente, ci sta, ci sta. Allora, bestiacce, la chiudiamo qua perché è tardi da far schifo, sapete che io come Cenerentola poi mi ritrasformo in zucca. Fate bravi, fate buoni, noi ci vediamo lunedì alle 21.30 con l'Horror Night, che la continuiamo, spero vi siete divertiti, è stata una figata stasera, e noi ce la mettiamo tutta per portare nuove robe, nuovi contenuti, nuovi soprattutto su YouTube. Esce il podcast domenica, quindi siateci, mi raccomando, domenica esce il podcast, alle 21.30 su YouTube escirà la puntata di Spider-Man, che continua Spider-Man 2, quindi se vi interessa ci trovate là. Bestiacce, io non so cosa dire, grazie mille per tutto, per i bei messaggi, grazie mille per la vostra partecipazione, io vi voglio bene, vi stritolerei, ovviamente nel senso, con un abbraccio, si intende? Fate bravi, fate buoni, noi ci vediamo lunedì alle 21.30, grazie bestiacce, buonanotte, ciao, dormite bene, ciao. I clown vi guardano.